gustando, io sto invitando simposi giuridici, e che questa sera assegnano premi importantissimi. Il premio Miss Giuridica è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi qui a Roma, perché il livello di questo premio è altissimo proprio per le personalità illustri alle quali viene conferito. E io devo ringraziare l'avvocato Antonella Sotira, in questo caso come amica, grande amica. Siamo riuscite ad unire l'estremo nord con il profondo sud, e quindi questa unione meravigliosa che dura da qualche anno, non troppo, mai dire troppo quando si parla di età al femminile, tra Piemonte e Calabria. Quindi grazie Antonella, perché mi dà la fiducia di presentare sempre questo premio, che mi inorgoglisce peraltro. E siamo alla sesta edizione, molti visi sono ormai noti, li conosco personalmente uno ad uno e sanno che questo rinnovato appuntamento è sempre un'occasione per stare insieme in modo cordiale e soprattutto per conoscere delle grandi professionalità che si sono distinte per l'altissimo valore morale del loro impegno nelle più disparate professioni, perché a dispetto del titolo Miss Giuridica può sembrare che si tratti semplicemente, senza nulla togliere, ad un dialogo sempre molto interessante, per carità, tra avvocati e magistrati. In realtà non è solo questo, perché poi le professionalità che vengono premiate, come vedrete anche questa sera, sono professionalità che si distinguono per meriti in campi molto molto disparati, e questo è tutto molto bello, perché così uniamo l'arte, quindi gli artisti, con gli avvocati, con i magistrati, con i medici. Insomma, abbiamo veramente spunti davvero molto interessanti. Come vengono selezionati, premiati di anno in anno? Naturalmente non dipende dagli umori di nessuno, c'è un vero e proprio comitato d'onore, degnamente rappresentato da nomi illustri che più tardi andremo ad elencare. Gli elenchi non piacciono mai a nessuno, ma in questo caso l'elenco sarà d'obbligo, perché è un comitato che lavora tutto l'anno per selezionare dei veri e propri talenti della moralità, e questo mi piace. Mi piace anche perché da questa creatura, che il premio, poi sono nate tante costole meravigliose, come il premio dedicato alla cucina, quindi la gara culinaria tra avvocati e magistrati. Non solo, una delle costole più sentite è sicuramente quello legato alla notte della legalità. Quest'anno si è tenuta il 6 maggio, abbiamo avuto veramente il piacere di avere come testimonial d'eccellenza Carlo Verdone, per il quale vorrei un applauso sentito forte. Grande Carlo! Quello che colpisce un grande maestro come lui e come tutti i grandi, l'estrema umiltà con la quale affronta le cose che si gli fanno davanti. Quindi Carlo, veramente onore al tuo merito. Grazie. Grande. Grazie. E non sono sentite, non sono parole dette soltanto per dire. Allora, avvocato Sotira, noi questa sera ci avviciniamo piano piano al conferimento di premi veramente importanti. Una selezione quest'anno che è stata un po' sudata, perché io so che fino all'ultimo ancora, ecco, c'erano dei dubbi, ma dobbiamo segnare di qua, di là, per quale motivo, insomma, avete dovuto in qualche modo confrontarvi ancora più spesso rispetto al passato. Allora, vorrei un grande applauso per l'avvocato Antonella Sotira, che adesso ci porterà un pochino più addentro al premio. Poi chiaramente è un rimbalzo di palla tra me e lei, incredibile come succede ogni anno. Antonella Sotira. Buonasera a tutti, grazie, sono felice di avervi ancora qui con noi. Settima edizione, non sesta, settima edizione del premio Miss Giuridica, 17 anni da quando Ius Gustando è nata insieme a tre colleghi avvocati, ma anche a tre grandi magistrati, uno che purtroppo ci ha lasciato nel 2014, il presidente Filippo Paone. Vi prego un applauso. Antonello Racanelli, attuale sostituto procuratore aggiunto al Tribunale di Roma, che dovrebbe arrivare. Eccolo, è arrivato. Ecco, così
Massimo Ferri, l'attuale sottosegretario alla giustizia, che è in viaggio da Firenze, quindi aspettiamoci da Cosimo, chi lo conosce bene ovviamente sa che è sempre sorprendente che possa arrivare da un momento all'altro. Ci ha dato comunque l'ok per iniziare, e insieme a noi, ricordando i magistrati che ci hanno sostenuto, voglio ricordare, vi chiedo un grande applauso per il presidente Giorgio Santa Croce, che purtroppo è un grande giurista, un grande uomo di valore, grande umiltà. Ricordo ancora l'episodio in cui, quando nel 2010 gli abbiamo conferito il riconoscimento di socio onorario, mandò il suo curriculum, ecco, quindi quella, e allora era già presidente della Corte d'Appello di Roma, e mandò il suo curriculum per giustificare questo riconoscimento, che era più che meritato. Quindi un grande ricordo di questo grande uomo che ci accompagna, e nel cui solco quest'anno abbiamo cercato effettivamente di selezionare maggiormente i premiati. E ovviamente questa attività è in sinergia, ma soprattutto in stretta collaborazione con l'avvocatura principalmente, quindi c'è il nostro presidente Mauro Vaglio, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, insieme al segretario Pietro Di Tosto. Abbiamo poi un altro presidente, un altro consiglio dell'ordine importante, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, Luca Conti. Dove sei, Luca? Grazie del tuo sostegno. E abbiamo anche un altro presidente dell'Ordine degli Avvocati, che è il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che saluto, che è nel pubblico ed è la prima volta che è con noi, quindi lo copriremo sicuramente. Grazie di essere qui. Bene, entriamo nel vivo della premiazione, visto che comunque è ufficialmente stato designato a consegnare i premi in sostituzione di Cosimo Ferri, il dottor Antonello Racanelli. Quindi Camilla potrà intanto leggerci questo messaggio che Cosimo ci ha voluto inviare, e in ogni caso non escludiamo che arrivi più tardi. Benissimo, grazie. Intanto, ecco, Gio Di Sarno, un bel applauso, ci ha raggiunto l'artista Gio Di Sarno, che avrà modo di iniziarci più tardi con dei momenti musicali recitati. Non lo so, il programma è stato così sbagliato dall'avvocato Sottira, io non ne so nulla, ma so per certo della grande capacità di Gio Di Sarno nell'interpretare lo spirito di Vis Iuridica. E allora, carissima Antonella, dice il sottosegretario Ferri, è la prima volta che gli impegni istituzionali mi impediscono di presenziare ad uno dei tanti meravigliosi simposi. Però non rinuncio ad essere lì, e per questo ti scrivo di mio pugno questo biglietto, che altri ti invieranno, per esprimere il mio orgoglio e la mia gioia di giurista per questo premio. Un premio che è simbolo del dialogo costruttivo tra avvocatura, magistratura e cittadinanza. Ecco, perché questo è l'elemento forte, che al centro di tutto questo ci sia il cittadino. Insomma, è sempre importante dare un contributo umano, prima ancora che professionale, al nostro comune servizio di custodi delle leggi. Questa è una meravigliosa frase che vorrei che in qualche modo restasse come sigillo della serata di questa sera. In me riecheggia sempre la domanda posta da frate Diego, il nostro comune amico, custode dell'orto degli ulivi di Gerusalemme, che sempre ci è grato per quanto ius gustando ha fatto per l'orto. Chi custodisce i custodi? E anche questa è un'altra frase che vorrei che restasse come sigillo per questa sera. Oggi, almeno solo per oggi, so che a custodire quella libertà di essere uomini di valore seguendo le leggi ci sei tu, con questo premio, tu con tutti i soci, avvocati e magistrati, ius gustando con tutti i professionisti, gli artisti, i cittadini dotati di vis, di coraggio e di fermezza,
e che riceveranno la bellissima scultura di Francesco Misuracca e il riconoscimento dei soci onorari. Vorrei che qui ci fosse un bel applauso, perché sono parole importanti. All'amico e collega Antonello Racanelli, che vorrei a questo punto ci raggiungesse con un bel applauso. Questo è un palco, e beh sì, le lettere o si leggono da soli o vanno ascoltate da chi le legge, ma insomma mi devo un po' guardare negli occhi per poter leggere al meglio e capire le intenzioni di chi scrive. Un applauso ancora, grande e ottimo giurista, la mia umile delega a sostituirmi nella consegna dei premi, perché lui più di me ha meriti per farlo, visto che ha assistito alla nascita di questa associazione ormai diventata prestigiosa, ma soprattutto amata da molti, perché è diventata uno spazio dove umanità, convivialità e amicizia sovrastano su ogni altro titolo, ruolo e incarico professionale, per convergere nella difesa del buon diritto e della buona giustizia. Grazie. C'è da raccogliere un testimone importante questa sera. Siamo pronti? Siamo pronti, ma dopo le parole, le bellissime parole di Cosimo Femi, credo non ci sia da aggiungere altro. Esatto. Non puoi soltanto rovinare le belle parole e le emozioni che ha creato nel pubblico stasera e nelle persone che partecipano a questa importante iniziativa con tutta la sua lettera. Quindi noi non andiamo ad elencare i suoi meriti, forse li racconteremo strada facendo, ma l'importante è che lei sia qui con noi. Il mio grande merito è essere amico di Antonio. Fantastico, e questa è una ragione bastevole. Bene. Allora, un ringraziamento l'abbiamo già fatto a Jody Sarno, lo rinnoviamo, e a Salvatore Cosentino, che non vedo ma so che c'è perché me l'hanno detto. Magistrato, attore, poeta, scrittore, ho avuto il piacere di apprezzarlo on the stage. Allora, Avvocato Sofia, direi che siamo pronti, entriamo nel vivo. Benissimo, allora. Intanto diciamo questo lo possiamo lasciare qui, ma in ogni caso ci servirà anche più tardi. Allora, eccoci qua. Siete pronti? Perché sto per leggere la prima motivazione. Entriamo proprio diciamo nella parte ufficiale del premio, tanto a me serve solo questo adesso per leggere la motivazione. Tutte le altre carte le potete prendere. Ah, perfetto, così abbiamo anche una copia per loro. Il microfono c'è. Allora, prima motivazione, per l'impegno a favore della cultura della legalità, per la sinergia tra avvocatura, magistratura e il Ministero della Pubblica Istruzione, a favore dei giovani studenti che quest'anno hanno avuto accesso alle aule della Suprema Corte di Cassazione con l'evento Invito a Corte, in rappresentanza della magistratura di Cassazione. L'associazione Ius Gustando, simposi giuridici, conferisce il premio Vis Juridica 2017 al consigliere Antonio Balsamo, che è qui con noi, lo potremmo presentare poco fa. Oltre all'avvocato Sotira, abbiamo il piacere di avere con noi il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Mauro Baglio, e il tesoriere dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti. Sono presenti? No, c'è l'avvocato Mauro Baglio e la dottoressa Fiammetta Palmieri. Prego, accomodatevi, conferimento ufficiale, grazie ad Anna Sisto Paoli. Antonello Racanelli è sempre con noi, grazie. Vorrei solo aggiungere due parole. Ma ci mancherebbe! Premiare Antonio Balsamo per me è un motivo di grande onore, anche perché Antonio, oltre che è stato protagonista di questa giornata per la cultura della legalità, è un grande studioso, un grande magistrato che affronta quotidianamente processi molto delicati che riguardano la comunità organizzata, soprattutto quest'anno che ricorre il 25esimo anniversario dei gravi attentati che sono stati nel 1992 ai danni di Falcone, Borsellino e l'uomo della loro sport.
giornata. Ed era doveroso sottolinearlo, grazie, e vorrei che il nostro premiato appunto facesse le sue riflessioni nel merito. Dunque, anzitutto io desidero ringraziare per questo onore che mi fate e che mi fa anche ricordare un momento particolarmente bello della notte bianca della legalità. Io credo che non sia mai stata così bella la Corte di Cassazione come durante la notte bianca della legalità. È come se questo palazzo avesse acquistato una nuova vita. Ecco, è come se questa quantità straordinaria di giovani e di persone, di cittadini comuni, avesse saputo cogliere in quel palazzo della Cassazione una carica di valori e di umanità che ci devono guidare nell'attività di ogni giorno. Forse l'unico momento in cui siano riusciti a cogliere con altrettanta forza quelli che sono i momenti proprio più anche belli esteticamente della Cassazione erano stati i film di Carlo Verdone. Grazie. Sulle informazioni che riguardano Balsamo, io ometterei, perché ha già detto molto bene Antonello Racanelli, quindi non vorrei dilungarmi troppo. Invece preferirei che i premianti, una battuta a testa, mi raccomando, dobbiamo cercare di rispettare i tempi questa sera, quindi telegrafici, però per sentire comune verso questo premiato. Comunque grazie ad Antonello e anche per aver ricordato questo grosso tema del dialogo tra avvocati e magistrati. E in realtà già lo stesso termine simposi giuridici richiama moltissimo questa logica del dialogo. Ecco, poco fa Antonello parlava di Giovanni Falcone, c'è soltanto una cosa che vorrei ricordare: alcune delle espressioni più interessanti, più innovative del pensiero di Giovanni Falcone sono state espresse durante incontri organizzati dagli avvocati. Lui era uno che credeva tantissimo nel rapporto tra magistratura e avvocatura, proprio in una chiave costruttiva. E c'è soltanto un altro aspetto che mi permettevo di segnalare. E noi abbiamo parlato tanto in questo momento della notte bianca e della legalità del rapporto tra l'immigrazione e la nostra società. Ecco, io penso che l'avvocato sia il primo momento in cui l'immigrato incontra molto spesso la nostra cultura, le nostre leggi. Per questo è fondamentale non soltanto l'aspetto giuridico, ma anche la mediazione culturale che può costruire l'avvocato. E io credo che anche per questa logica del dialogo sia quella vincente per tutti noi. Grazie, velocissimo, Baglio e Bernieri. Una battuta testa. Una battuta solo, volevo ringraziarlo molto per l'entusiasmo, perché ha letteralmente catturato i ragazzi ed è perfettamente riuscito a interpretare lo spirito della notte della legalità, cioè la legalità è un bene di tutti. Tutti comune, i ragazzi sono al centro, esattamente come i magistrati, gli avvocati. Bravissima. E i cittadini per il raggiungimento della legalità. Grazie. Beh, non posso che associarmi, in quel momento c'è stata una comunione tra tutti, tra magistrati, avvocati e ragazzi, e è l'espressione di quel cammino che stiamo portando avanti con il Consiglio dell'Ordine, con la Presidenza del Tribunale, Presidenza della Corte d'Appello e Presidenza della Corte di Cassazione, oltre alle procure, che sarà sicuramente un possibile sviluppo positivo per il futuro. Grazie, il microfono torna all'avvocato Sotira. Grazie. Grazie tantissimo. Potete accomodarvi, ci saranno ancora dei fotografi in sala che riprenderanno. Passiamo adesso alla seconda motivazione. Per questa è una sorpresa. Wow, veramente. Abbiamo avuto anche un gancio. Surprise. Poi mi dirà, avvocato, poi mi dirà. Per l'impegno a favore della cultura della legalità, per il prezioso coordinamento come giornalista, regista, art director, insieme al dottor Giacomo Ebner, che abbiamo salutato poc'anzi. Salire sul palco. Ideatore della notte della legalità, che quest'anno invece si è declinata come invito a conte. È vero, no? Che insomma, ideatore di questo gruppo Mission Impossible, che mi incuriosisce molto questa Mission Impossible, per la grande umanità dimostrata nella conduzione del gruppo che ha contribuito al successo dell'evento del 6 maggio, di cui ha coniato il brand Invito a Corte. L'associazione Ius Gustando Simposi Giuridici conferisce il premio Vis Juridica 2017 al direttore Emilio Albertario e consegna il premio avvocato chi? Ecco Emilio Albertario. Beh, io vorrei che il premio venisse consegnato da sua moglie, Ops, la grande magistrata, la presidente Simonetta Matone, che accogliamo con un applauso, che è stato il nostro gancio per questa sorpresa.
ecco perché mi davate tutti questi indizi, ecco perché graditissimo, favolosa, abbiamo modo di apprezzarla spesso, anche per la grande capacità di comunicare facilmente ciò che solitamente sarebbe difficoltoso da intuire. Allora, pronti per la consegna del premio? Congratulazioni, che meraviglia! Lei ce l'ha già in pensione di vita? No, io l'ho vinto. Però è diverso. Un grande giornalista, dirigente RAI, caporedattore centrale della rubrica del TG2 Costume e Società. Facciamo ancora un bel applauso al nostro Emilio, grazie per essere qui con noi e aver accettato questo splendido conferimento. Allora, intanto un commento, le sue impressioni. Il commento che in meno di un minuto mi avete trasformato da direttore a caporedattore centrale. Io sono per l'unico esempio di carriera al contrario. Invece speravo che fosse un auspicio, perché ancora non sono, però il vero direttore è qua con noi. Eccolo, è Giacomo Ebner, al quale vanno dati due voti di pazienza, quelle per tutto il gruppo di Mission Impossible, compreso l'avvocato Sotira, e poi in particolare la pazienza nei miei confronti, perché io dovevo essere la spalla, dovevo essere quello che ti copriva in tutte le situazioni, e poi alla fine un po' ho spottato, ma all'ultima curva, poi invece quando siamo stati in Cassazione la perfezione era un 3-0 della Roma e della Juventus. Grazie, un bel dono per me. Grazie. Anche la parola premiante, ovviamente. La premiante, a parte questa cosa così in famiglia, la cosa ridicola è stata che io detesto le chat di gruppo. E loro continuavano a scrivermi, io vedevo sfide impossibili, ho detto chi sono questi deficienti? Dopodiché lui incontrava mio marito e gli diceva ma perché Simonetta si cancella? Dico guarda, c'è stato un equivoco. Hanno riscritto e mi sono scancellata, come si dice a Roma, una seconda volta. Dopodiché favolosa come però ormai lui vive una realtà parallela, cioè io devo andare, vi racconto questo e poi mi taccio, il 6 a quella, all'anteprima di quel musical Nerone, è invitato pure lui, ha detto no, io ho una cena di lavoro. Dico qual è questa cena di lavoro? Beh, devo andare con i tuoi colleghi, non so dove devono andare, cioè io invento proprio andare a festeggiare e non diciamo dove. Mamma mia, qui è un indizio dietro l'altro, non so dove arriveremo su questa via. E allora Emilia è stata eccezionale, una spalla vera, anche quando ha sclerato dopo aver esaurito le bestemmie si è rimboccato le maniche, è stato fare, è eccezionale. Siete grandiosi. Antonello Racanelli, vabbè, commentiamo, no? Questo gustosissimo momento favoloso. Sì, devo dire, volevo ringraziare tantissimo Giacomo Ebner, anche perché negli ultimi anni aveva detto con molta sagacia e con molta passione anche la sezione distrettuale di Roma dell'Associazione Antonio Magistrati, che è stata un motore di iniziative, e da lì appunto sono partite queste varie iniziative, e Giacomo è stato sempre coinvolgente, perché è riuscito a coinvolgere non soltanto i magistrati ma anche gli avvocati e anche questo tutto gli studenti in queste molte importanti iniziative. E poi insomma il premio a Emilio Bertaglio anche per tutto il suo impegno, l'impegno che ha anche a livello televisivo, insomma. Come no, lo abbiamo ricordato, grande giornalista, è vero, fondamentale, una lunga e strepitosa carriera. Salutaci. Sulla via di Strasburgo, non è sulla via di Damasco, è certo che quest'anno ci saremo, almeno questo, con molti. Evviva! Va bene, allora la mission è possible, va bene, vi ringrazio. Grazie, continuiamo pure in questo premio? Certo. Mi dica avvocato, prego, mi dica. Piccole avvisaglie dalla regia, un attimo di pazienza soltanto, che proseguiamo col conferimento di un premio che avevamo peraltro già annunciato. Grazie, ok, restano con noi, benissimo. Allora, questa è una motivazione molto sentita,
per come è proprio stata costruita, ascoltatela bene, per l'impegno sociale, culturale ed artistico, testimoniato in seno agli eventi organizzati dalla magistratura e dall'avvocatura romana, Notte della Legalità e Invito a Corte. Non voglio ancora annunciare chi è, perché sennò scoprite tutto troppo presto. Lui ha dialogato con i giovani sulla difficile tematica dei pericoli di internet, ma soprattutto su una piaga sociale come sono gli atti di bullismo. L'associazione Ius Gustando Simposi Giuridici conferisce il premio Bis Juridica Creativa 2017 a lui, l'unico Carlo Verdone. Grazie Carlo! Grandissimo, dimostra ogni volta di essere grande, sempre di più. È stato un testimonial eccellente, ha avuto modo di parlare proprio con i ragazzi, l'importanza che insomma chi è nel segmento artistico creativo comunichi con i giovani, perché voi siete dei vettori fondamentali. Il microfono per Carlo, grazie. Allora, io vi ringrazio per questo premio. È un premio molto, la motivazione è bella, però devo ringraziare un caro amico che è Giacomo Ebner, perché se non fosse stato per lui io non avrei partecipato alla prima della legalità della notte lo scorso anno e quest'anno in Cassazione, però mi ha dato l'opportunità di poter affrontare anche dei temi delicati, perché io non ho studiato legge, sono cose abbastanza, insomma, si deve andare avanti un po' con un po' di saggezza, un po' di buonsenso, un po' di esperienza. Ho trovato questo argomento che mi interessava molto, che era appunto questo dei pericoli del web allo stato attuale, quindi ho dialogato, ho parlato praticamente, ho fatto una lezioncina di mezz'ora con i ragazzi. Però devo dire la verità che quando tu hai le idee chiare e parli, poi ti vengono altri pensieri sopra e alla fine mentre parli impari te stesso. Quindi è stato veramente molto, molto interessante e molto coinvolgente. Poi sono iniziative sicuramente molto, molto importanti, perché aprono un po' i palazzi austeri della giustizia a dei giovani, fanno capire insomma che c'è voglia anche da parte della... chi fa legge, di chi è dalla parte della legge, di dialogare invece con le nuove generazioni, fargli capire che insomma non è tutto così severo, ma c'è disponibilità al colloquio, al dialogo. Quindi mi è sembrata un'iniziativa veramente molto bella. Io lo accolgo veramente con tanto piacere questo riconoscimento, anche perché fra poco saranno 40 anni di carriera che ricorre tra poco, 40 anni di carriera, e 40 anni di carriera per me sono veramente tanti, ed è anche un'emozione abbastanza forte. Quindi, qua ci vuole l'applauso. No, è una cosa abbastanza complicata per un artista arrivare a 40 anni, mi sembra un sogno, un miracolo, però forse ho anche attraversato un periodo in cui il cinema era veramente cinema, oggi il cinema si va un po' trasformando in un'altra cosa, serie, non c'è più la pellicola, le truppe sono più piccole, più snelle, manca un po' quella poesia, però è anche giusto che la tecnica vada avanti, è l'importante però che ci siano le idee chiaramente vengono quando c'è un momento che stai vivendo che ti aiuta nella creatività. Questo momento non aiuta nella creatività, ve lo dice uno che fa commedie, quindi io che ho per scrivere questa commedia, dalla quale sono molto contento, che inizierò fra poco, a giugno, ho impiegato la bellezza di un anno, non mi era mai capitato di scrivere, di perdere circa 8 mesi su un soggetto. Ma perché? Perché i tempi sono dei tempi difficili, complessi, e quindi non c'è forse quel dinamismo che c'era forse qualche decennio prima. Però noi siamo qua per questo, insomma, si è fatto cinema anche
dopo la guerra, quindi che era un periodo abbastanza complicato, dobbiamo riuscire anche noi a superare questo momento e a cercare anzi di raccontarlo nel migliore dei modi, facendo sorridere, perché è una commedia, orrida, però facendo anche riflettere, questo è importante. Io vi ringrazio con il cuore, grazie per l'accoglienza molto affettuosa da parte di tutti, grazie a Antonella. E grazie a Giacomo, veramente. Viva, sarà l'ennesimo cameo che Carlo Verdone consegnerà alla storia del cinema, del teatro, un grande, veramente personaggio creativo, scrittore, attore, regista, insomma, veramente un grande, che ha consegnato alla storia dei personaggi che resteranno per sempre, vi rendete conto, e questo è fortissimo, Carlo. I personaggi tuoi resteranno per sempre. I personaggi fanno parte di alcuni decenni, quindi ho raccontato qualche decennio, sicuramente. E quindi sono estremamente contento di questo premio. Non è la giocatore, quindi che la cosa è riuscita. Io voglio solo suggerire al signor Verdone che quando deciderà di interpretare un magistrato si consulterà con noi avvocati. Assolutamente. Noi siamo più attenditi. Grazie. Volevo dire innanzitutto che invidio molto Carlo, perché è l'unico romanista che ha vinto qualcosa quest'anno. È stato l'anno dei treni persi, però speriamo di rifarci. Volevo dire che è una persona veramente straordinaria, perché è un entusiasmo di un ragazzino. Dice sempre sì, state parati, io sono scout, lui è sempre pronto. Sempre pronto, sempre pronto con le persone che serie che vi chiedono le cose. Non è che so, però con te ero pronto, perché ho capito con chi aveva a che fare. Però lo devo dire che veramente, al di là dell'aspetto professionale che tutti conoscete, l'aspetto umano mi ha veramente toccato, colpito e commosso, veramente eccezionale, io veramente dal punto di vista veramente straordinario. Bene, diamo tempo a Carlo di congedarsi dai meravigliosi amici che lo amano e che lo hanno premiato, e intanto noi insomma andiamo avanti, perché effettivamente sono ancora tante le motivazioni splendide per i nostri premiati. Allora, per l'impegno sociale dell'avvocatura, il premio va al progetto Educa per l'educazione, alla cittadinanza attiva e alla legalità, grazie al quale ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado incontrano magistrati, avvocati, psicologi ed operatori del diritto nell'ambito di percorsi di sensibilizzazione e di informazione su diritti e doveri dei minori. L'associazione Ius Gustando Simposi Giuridici conferisce il premio Vis Juridica 2017 all'avvocato Samantha Luponio. Un bel applauso per l'avvocato. Vi consegna il consigliere Luigi Fabrizio Mancuso, che è anche nostro socio onorario, e ovviamente quando bisogna premiare l'avvocatura ci vuole tanta magistratura, per cui chiederei anche a Corrado Cartoni. Corrado, ci onori di aiutarci a premiare questa collega con questo progetto bellissimo che ha portato nelle scuole avvocati, magistrati, operatori, e raccontacelo tu, Samantha. Grazie. Sì, sì, foto di rito, vi prego, perché abbiamo i fotografi posizionati in sala. Prego. Ringraziamo Marco Nardo per essere qui con noi. Grazie Marco, come sempre, un bel applauso per Marco che ci segue ogni volta. Grazie. Grazie, sono molto emozionata e diciamo questo premio non me lo merito da sola e lo voglio condividere con tutti gli altri 249 professionisti e operatori del diritto. Cioè siamo andati in una squadra gigantesca di 250 persone, eravamo avvocati, magistrati e psicologi. Siamo andati noi nelle scuole questa volta, abbiamo incontrato 4.000 ragazzi nelle scuole e abbiamo fatto 40 incontri in tutta Roma ed è stato veramente emozionante. Abbiamo fatto insieme ai ragazzi, abbiamo simulato i processi e i ragazzi sono stati molto partecipi perché sono stati parte attive proprio dei processi, erano nei ruoli processuali di imputati,
di persone offese e di testimoni, quindi è stata veramente un'emozione incredibile, quindi vi ringrazio, grazie a tutti quanti. Certo, prego, prego, una battuta per ciascuno di voi. Come veramente no? Una bella occasione avere avuto la possibilità di conferire a Samantha Urbonio questo premio, perché una persona che ha saputo aggiungere alla sua attività professionale che svolge a così alto livello, con tutti gli impegni che ha saputo aggiungere questo ulteriore impegno in Educal che ha portato nelle scuole il messaggio della giustizia. Quindi... grazie ancora. Prego, una battuta all'altro premiante. Adesso, prego. Sì, intanto annunciamo il prossimo premiato. Lo annunciamo perché c'è un po' di fermento. Il professor Filippo Crea, il prossimo premiato. Grazie. Sì, sì, grazie, sì, l'ho annunciato apposta perché venisse recepito altrove. Grazie. No, dico l'importanza della, di portare la carità nelle scuole, perché io a volte partecipo da questi gruppi di ragazzi, ho una bambina di 12 anni e vanno sensibilizzati. Io sono anche un sostenitore dell'insegnamento del diritto nelle scuole come materia obbligatoria, che secondo me è molto importante. Comunque questo non è tutte le scuole si può fare, è importante la sinergia tra la scuola, la dottoressa e la magistratura. Grazie, grazie, grazie. Allora, mentre congediamo i nostri meravigliosi premiati, andiamo avanti con la prossima motivazione. Sì, abbiamo un po' di rientro dell'altro convegno nell'altra sala, ma credo che sarà la stessa cosa anche per loro, ci perdoneranno e noi li perdoneremo. Allora, per l'impegno professionale ed umano speso come medico e ricercatore nel campo della cardiologia. C'era il dottor Ebner che voleva dire qualcosa sul progetto Educal. Professor Crea, ci scusi se le rubiamo un po' di tempo, ma soprattutto c'è un'emergenza che riguarda il professor Massetti, mi pare, che deve andare effettivamente, lo hanno chiamato al Gemelli, quindi brevissimo. No, ma solo perché lei è molto modesta, Samantha. Io ho visto il progetto all'inizio, è tutto merito straordinario di questa piccola donna, perché veramente se con forza si è costruita questo progetto da sola, con tutti quanto ha convinto tutti e l'ha portata avanti. Questo va riconosciuto, devono dire. Grazie, allora chiediamo rinnovatamente scusa al professor Crea. Prego, professore. Solito non si interrompono le motivazioni, ma vabbè, la rileggiamo dall'inizio. Per l'impegno professionale d'umano speso come medico e ricercatore nel campo della cardiologia, luminare di grande caratura etica e morale. Insieme al professor Tibio Maseri, professor Crea, è tra i cardiologi di fiducia accreditati per la cura dei membri presso la Casa Reale d'Inghilterra. Cosentino di origine, conserva la veracità dei calabresi e il senso della tradizione anche nella sua carriera accademica. E allora l'associazione Ius Gustando, supposti giuridici, conferisce il premio Vis Giuridica 2017 al professor Filippo Crea. E ti chiamiamo anche nella Sofia. Adesso ci vuole oltre durante professor Crea che il professor Massimo Massetti, una donna, ci vuole una bella donna, ci vuole una donna calabrese ovviamente, quindi ci vuole un'imprenditrice come Margherita Marelli. Oh, eccola qua, dov'è Margherita? A tutti per... Eccola! La signora Liquirizia. Ma ci ha portato qualche delizia anche la signora Liquirizia. Ma che bello! Un ringraziamento a Patrizia Caimmi, grazie Patrizia, sei sempre fantastica. Vi lascio il microfono per il conferimento sia del premio che anche della pergamena al professor Mazzetti, anche oltre che al professor Crea naturalmente. Allora, cominciamo con ordine. Professor Crea, intanto una battuta a lei. Sono veramente molto onorato per questo riconoscimento, anche perché con il professor Mazzetti ci sentiamo un po' mosca bianca in questo elevatissimo ambiente in prevalenza giuridico.
però vorrei proporre una variazione del nome. Potrebbe essere oltre che ius gustando, sì? Salus gustando. Grazie proprio perché è bello, bello, teniamo a mente. Bello, bello. Un riferimento a una cosa molto interessante, forse non molti o non tutti sanno. 10 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato la definizione di salute. Fino a quel punto la salute era assenza di malattia, è stata ridefinita come presenza di uno stato di benessere. E lo stato di benessere non dipende solo dai medici. Stato di benessere vuol dire non solo mancanza di malattia, ma vuol dire anche mancanza di povertà, vuol dire anche mancanza di solitudine, mancanza di affetti, mancanza di compagnia. Sono queste le grandi sfide. Per essere sani in questo senso, bisogna essere in buona salute, bisogna essere anche in buona compagnia e bisogna gustare la vita in tutti i sensi. E quindi questa vostra occasione propizia veramente la promozione della salute. Noi la ringraziamo a proposito di ottima compagnia, dell'ottima compagnia di Massimo Mazzetti. Grazie per essere con noi, Massimo Mazzetti. E qui c'è un conferimento speciale a lei, una pergamena. Che riconosce l'ambito, impianto della sua professionalità, quindi noi la ringraziamo vivamente, avuto modo di conoscerla precedentemente in un'altra occasione molto importante. E intanto le volevo chiedere, ecco, quali sono i prossimi traguardi futuri per quello che concerne la vostra preziosa quotidiana attività? Devo dire, prima di tutto vi ringrazio e sono particolarmente felice di essere qui, perché sono insieme al professor Crea, con cui lavoriamo, abbiamo questa attività oltre professionale anche che ci accomuna, per l'appunto, legata a un'associazione che fa solidarietà. Esattamente, proprio qui guardavo. Organizziamo queste iniziative che si chiamano le Domeniche del Cuore per andare incontro a delle persone che sono meno fortunate di noi, che sono per vicende diverse in situazioni di grande difficoltà. E dicevo che in questi pochi minuti che siamo stati qui è molto particolare, perché effettivamente noi il cuore lo troviamo. Ho avuto una netta sensazione che tutti voi ci mettete una grande passione nel mestiere, quindi in qualche modo c'è qualcosa che ci accomuna, questo organo che effettivamente noi leghiamo tutti i giorni e cerchiamo di curarlo, di allontanarlo dalle malattie, e voi invece così passione trasmettete questa qualità del lavoro che fate tutti i giorni. Che ne pensa della proposta del professor Crea per quanto riguarda il merito del titolo? Devo dire che Filippo ha sempre appropriato. Vabbè, niente, non ce l'ho fatta a creare la polemica tra i due, niente, ma no, d'amore è d'accordo, quando si parla di cuore, è giusto. E ci hanno promesso che insieme avvocato Spira, ecco, sì, un attimo, insieme a, intanto grazie a Patrizia Caimi, l'espertise di sanità, che dopo ci ha messo in contatto con questi due grandi luminari, e insieme ci hanno promesso organizzeremo queste Domeniche del Cuore, e quindi vi aspettiamo per risolvere problemi di cuore anche, certo. Tipo il canostra d'amore. Grazie, so che il professor Crea rimane con noi a cena, quindi avrete modo tutti di poter parlare con il professor Crea. E invece salutiamo Massimo Mazzetti, che giustamente come medico ha l'emergenza di occuparsi dei suoi pazienti. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie, passiamo ad un'altra motivazione importantissima, fondamentale. Per l'impegno sociale e politico iniziato nel 2008, volto a delegittimare la discriminazione verso i soggetti diversamente abili, che le ha consentito, per la sua particolare vis e tenacia, di conseguire una patente speciale nonostante la sua tetraparesi spastica. Mercoledì
10 maggio il Comune di Napoli le ha riconosciuto il primo titolo di Social Car Driver contro le discriminazioni. L'associazione, più scustando simposi giuridici, conferisce il premio VIS Juridica 2017 a Maria Rosaria Malapena, veramente grande, 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 e la nostra Gio di Sarno la premia sentitamente, perché so che con Gio di Sarno siete grandi amiche, eh? Premiare Maria Rosaria, però vorrei anche il presidente Mario Bresciano, ex presidente del Tribunale di Roma, che è lì, e un'altra grande donna, nostra socia, che è Stefania Binetti, che si occupa della Fondazione Alberto Sordi, quindi anche lei impegnata sulle tematiche. Presidente Bresciano, non vuole venire? Non c'è un'ora della sua... Volevo solo dire una cosa. Sì, certo, no, assolutamente sì, Gio, certo. Intanto buonasera, io sono qui solo in veste di accompagnatrice, assolutamente non la premio io Rosario, perché io e Rosario ci premiamo tutti i giorni e ci tenevo a dire giusto una cosa, perché poi magari lei approfondirà. Da questa nostra amicizia sono nate tante cose belle e in ultimo questo cortometraggio che stiamo preparando proprio sulla nostra amicizia e sull'importanza di avere una persona in cui credere. Bene, adesso ti passo il microfono. Passo il microfono a Maria Rosaria ed è pericoloso il fatto. Ozza, ozza, Maria Rosaria. Buonasera, grazie mille, per me è uno. Onore stare qui, dire questo premio. Io ho lottato nella legalità perché era mio diritto lottare per dimostrare che potevo guidare rispettando la legge e rispettando il mio prossimo. Voglio dire che se l'ho fatta e se racconterò la mia vita, la mia storia in un cortometraggio è solo perché l'amore, l'amicizia muove le montagne. Grazie. Grazie a questa scoperta che guidando riesce a stare meglio e quindi può dare, oggi può legittimamente dare dei passaggi a chiunque e realizzerà un album con le foto di tutti coloro che avranno questa fortuna di avere un passaggio da Maria Rosaria e quindi stasera dopo se qualcuno vuole fare un giro nel parcheggio del Crown e scattare una foto con Maria Rosaria diamo corpo a questo album di foto e sicura che Napoli che è una città grandissima si arricchisce anche di questo nuovo taxi veramente particolare. Grazie Maria Rosaria. Allora da napoletano mi posso prenotare? Vengo prenotato. Vengo prenotato, va. Una battuta di Stefania. Complimenti Maria Rosaria per il tuo coraggio, è stato un onore per noi premiare te e sarai di grande lezione a noi per la nostra vita. Tanti auguri per tutto. Grazie.
grazie Gio per questo momento. Lo so che la vostra amicizia fa rivivere questo rapporto quotidianamente, siete stupende, brave. Altri due premiati, no? Vero? No. Ce la fate? Tanto c'è dopo la cena. Ma li vedo belli! Freschi, riposati. Sì, dai, ce la facciamo adesso. Cerchiamo di accelerare. Tanto abbiamo messo così a tacere i primi istinti di fame, quindi procediamo. Allora, chiamiamo a consegnare questo premio intanto un'altra bellissima donna, presidente di un'altra bellissima associazione. Chi è? Sara Iannone, presidente dell'associazione Lambaretto. Oh, dottoressa Sara Iannone! Vieni, un Sara. Applauso un pochino! Così si calma la dottoressa. Insieme a Sara chiamo anche uno dei nostri soci onorari, Emilio Pietrini Manzi della Fontanazza, per aiutarci a consegnare questo premio. Oh. E da qui comprendo che trattasi di motivazione importante per l'impegno spirituale e sociale a favore dei più bisognosi, per le attività di promozione dell'arte e della cultura religiosa cristiana ed in particolare per l'istituzione dello straordinario riconoscimento a livello internazionale del titolo di Gentiluomo di Collare o Gran Collare, per omaggiare personalità di specchiata caratura morale impegnati in opere caritatevoli. L'associazione Ius Gustando Simposi Giuridici conferisce il premio Vista Giuridica 2017 a Monsignor Luigi Casolini di Sersale. Grazie, grazie per essere qui con noi. È bellissimo averla qui con noi. Grazie, grazie, grazie. Ma che meraviglia! Allora, vorrei intanto una sua riflessione. Fin qui, le sensazioni. Allora, quando ci si ritrova tra persone per bene è sempre bello. Se poi queste persone per bene hanno anche dei progetti e delle finalità è ancora più bello. E per un momento, mentre ero seduto, ritornavo indietro a 7 anni fa, quando alcuni giovani, di cui qui abbiamo la nostra presidente, Antonella, si ritrovavano insieme nel segno dell'amicizia per fondare quella associazione. Forse allora non pensavano di ritrovare di tante persone capaci e buone, perché in fondo se non c'è la bontà non si arriva. E io sono onorato di stare qui come sacerdote e come uomo, e contornato da amici, perché sono amici, ed è questa la caratteristica che ho ritrovato più interessante nelle mie attività di ministero. Dico sempre: se non c'è amicizia, poc'anzi Maria Rosaria diceva che l'amore e l'amicizia smuovono le montagne. Ecco, voi state facendo veramente grandi cose, state facendo un'unione tra categorie che forse un tempo non erano molto vicine, parlo nei secoli passati, ecco, ma lo fate nell'amicizia. Io mi auguro che questa amicizia la si senta sempre. Guardavo anche la bilancia che noi vediamo in tanti momenti della nostra storia, la vediamo una bilancia unica, originalissima, che ci fa capire che siamo tutti uguali. Ecco, questa uguaglianza non la dobbiamo mai dimenticare, perché quando ci sentiamo uguali agli altri riusciamo a pensare come loro. Ecco, cerchiamo sempre di pensare agli altri come qualcosa e qualcuno della nostra famiglia alla quale voler bene. Allora questa vostra associazione, che già è più che prestigiosa, arriverà un domani ad avere vette che noi nemmeno possiamo immaginare. Questo è il mio augurio e grazie di avermi avuto tra voi. Veramente posso dire inaspettato, proprio inaspettato, oltre ad essere una delle prime socie, ma inaspettato ad essere io a consegnare, a conferire questo meraviglioso riconoscimento a Monsignor Casolini, che è veramente per me, qualcuno avrebbe detto, mio padre spirituale. No, io non dico questo, abbiamo amiche comuni che così dicevano, però è un uomo col quale io mi confronto molto spesso e al quale sono veramente molto molto affezionata. Quindi è meritatissimo ed è una cosa splendida averlo in questa grande famiglia. Complimenti ancora.
grazie Antonella veramente per aver accolto la mia idea di donare questo premio a Monsignor Casolini, che veramente è un grande piacere per me, perché è un uomo veramente di cui fa della legalità ogni giorno della sua vita. Grazie Monsignore per l'associazione I Cavalieri di San Silvestro, che ovviamente porta un messaggio grande nel mondo. Grazie. Evviva! Grazie, grazie a voi tutti, è un piacere avervi con noi. Ci avviciniamo naturalmente al traguardo di queste consegne e poi vi ricordo durante la cena momenti di assoluta convivialità con atti creativi, con spettacolo e poi il conferimento più tardi naturalmente delle targhe, delle pergamene ai soci onorari. Proseguiamo secondo questa scaletta, avvocato, c'è un sovvertimento, mi dica lei. Come noi avvocati siamo abituati ad improvvisare, siamo un po' come i jazzisti, no? Bello, bello, bello. Beh, allora, questo premio va ad un'altra attività dell'avvocatura. Purtroppo quest'anno, il 2017, non è solo connotato dagli eventi nefasti degli ultimi giorni, ma l'Italia è stata anche colpita da un grosso sisma, e quindi un sisma che è accaduto, si è verificato vicino a noi, per cui abbiamo visto in difficoltà tantissime persone che conosciamo direttamente. Ovviamente l'avvocatura sabina si è mossa molto più velocemente di quella romana a sostegno delle vittime del terremoto, e quindi io vorrei che venisse qui sul palco il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Rieti, Luca Conti. Ci sono dei consiglieri dell'Ordine che sono qui insieme al nostro vicepresidente, anche lui dell'Ordine di Rieti. Ovviamente per consegnare un premio agli avvocati è necessario anche avere il supporto della magistratura, per cui io a questo punto approfitterei di questo appena insignito socio onorario Antonio Balsamo, che dice: posso approfittare, certo, consigliere, di lei, certo, subito? Poi vorrei anche il supporto dell'avvocatura romana, il presidente Vaglio l'abbiamo già avuto, possiamo avere il nostro segretario avvocato Di Tosto, prego. Ci sono altri consiglieri dell'ordine, Luca, prego. Stanno arrivando? Ecco. In realtà io ricevo il premio per tutti, sicuramente per tutti i miei colleghi. Quindi solo casualmente, perché mi trovo in questa, sono trovato nel momento più triste della posizione di essere il presidente dell'Ordine degli Avvocati interessato, nostro malgrado, da questa legge. Ricordo che la mattina stessa del sisma, il 26 agosto, sono stato raggiunto da moltissimi colleghi, anche da suoi colleghi. Mi chiedevo non solo cosa è successo, ma subito, dalla mattina stessa, cosa possiamo fare. Esiste un modo semplice, ma anche più efficace, per aiutare chi ha avuto questi drammi, chi ha avuto la casa distrutta, chi ha perso il lavoro, chi ha perso veramente tutto. E il sistema è quello di pensare al cuore e mettere la mano al portafoglio. Questo abbiamo pensato, ci siamo rivolti principalmente agli avvocati, ma il contributo è stato non solo degli avvocati, veramente di tante associazioni, privati cittadini, magistrati, molti consigli degli ordini che hanno contribuito in maniera veramente inaspettata a versare del denaro nel fondo che abbiamo aperto, nel fondo corrente aperto a funzionamento. Incredibilmente siamo riusciti a raggiungere una cifra che non ci aspettavamo. Siamo arrivati a un tesoriere qua, e non mi sbaglio, se non sbaglio, 114.000 euro. Occasione veramente di ringraziare Antonella, l'associazione, il signor Bonifazzi, che è un mio iscritto, ringraziarlo per questo riconoscimento, per averci ricordato, ma approfitto veramente per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito con poco, o anche con molto, con quello che potevano, per quanto è possibile, a migliorare la situazione. Posso dire, questa notizia veramente di questi giorni, che abbiamo deciso di
utilizzare questa somma per contribuire alla realizzazione del nuovo liceo scientifico sportivo che verrà realizzata dalla Matrice. È un'iniziativa importante perché innanzitutto riguarderà non solo strettamente le città di Matrice, ma tutte le popolazioni, ma non solo, ci sarà un convitto associato a questo liceo che sarà aperto a tutti i ragazzi che vorranno partecipare da tutta Italia, e riteniamo che partendo dalla scuola sarà un momento di rilanciare questo territorio veramente stupendo, ma veramente colpito in maniera drammatica. Grazie. Grazie. Bene, consegniamo il premio. Ecco, guardate da questa parte per la fotografia, grazie. Molto bene, grazie a tutti. Beh, certo, Massimiliano, abbiamo veramente voglia di ascoltarti. Io sono orgoglioso da Sabino Puro di far parte di questo piccolo consiglio dell'ordine che dall'inizio della mia professione sono stato iscritto. Ho apprezzato le dote umane dei consiglieri e del presidente Conti quando ancora era un semplice consigliere, durante tutta l'ascendenza che ha portato poi alla sua carica di presidente, e che in virtù di ciò ha lottato per molte battaglie che hanno cercato sempre di avvantaggiare e cercare di far uscire fuori la professionalità e la moralità dell'avvocatura, soprattutto quella ariatina che è sempre stata un pochino ristretta nel proprio ambito, a cercare di farla aprire ai confini dell'Italia. E questo è un grosso merito e gliene do atto, perché sono delle persone giovani per bene che stanno lavorando con veramente dedizione e che porteranno sempre cose più. Grazie. La battuta da essere uscita, perché ancora non ha parlato, grazie. L'impegno del Comune di Roma è stato immediato, è stato un impegno importante. Devo dire, mi auguro che anche gli organi politici finalmente riusciranno a fare la loro parte, speriamo che arrivino subito queste casette che tanto hanno promesso e che servono alle persone. Vedo che c'è molto ritardo, mi auguro che si attivino perché c'è bisogno di fare presto. Grazie. È vero, proprio oggi si leggevano anche accolati appelli. Grazie, complimenti. Andiamo avanti con la prossima motivazione. E siamo alla penultima premiazione di questa tranche, poi insomma dopo il momento conviviale seguiranno i soci onorari. Per l'impegno politico e giuridico a tutela dei diritti umani delle popolazioni del Tibet, per la costituzione ed il coordinamento per la regione Piemonte del primo movimento unitario di dialogo laicista e di condivisione normativa e sociale tra tutti gli esponenti delle autorità di tutte le religioni rappresentate e professate in Italia. L'associazione Ius Gustando Simposi Giuridici conferisce il premio FIS Juridica 2017 al consigliere Giampiero Leo. Grazie, un bel applauso. Chi consegna il premio, avvocato Sotira? Beh, io voglio una donna qui accanto a me, ma una grande donna, una delle prime grandi giuriste che si è occupata soprattutto di diritto canonico, c'è l'avvocato Adele Zannone Messina. Vieni Adele. Adele! Una delle prime donne che ha battuto il soglio pontificio. È vero, niente papa, però patrocinando anche. Favoloso. E ovviamente voglio anche una donna che rappresenti la magistratura, per cui chiamo di nuovo Fiammetta Palmieri, nostra socia onoraria, perché questo premio al consigliere Leo rappresenta proprio l'essenza di questo dialogo. Ce lo siamo detti a Torino due giorni fa, siamo stati insieme la settimana scorsa, era il 19, e quindi beato tra le donne, davvero è un premio al dialogo, a questo modo di dialogare è importante soprattutto tra le diverse religioni, ma non soltanto per fini spirituali, ce lo siamo detti, ma soprattutto per fini sociali. E i fatti di questi giorni ci ricordano quanto sia stata importante una delle ultimissime iniziative portate avanti dal consigliere Leo, che è stato quello di lavorare nelle carceri insieme agli imam per lottare
concretamente contro il terrorismo islamico e contro questa piaga che nelle carceri trova terreno molto fertile e quindi che contro la quale siamo tutti concordi, è una cosa che ci riguarda e ci tocca da vicino. Due parole al consigliere Leo? Intanto, essendoci persone di straordinaria cultura qui e anche importanti rappresentanti ecclesiastici, mi verrebbe di dire, guardando loro, Domine non sul digno, o banalmente troppa grazia. Quello che volevo solo significare in un attimo è che sono gratissimo per questo premio per due ragioni. Una come cittadino, perché l'idea di poter partecipare a un consesso di donne e uomini, di persone così straordinarie, è già di per sé un grande premio. Ha ragione Verdone, oggi sono tempi duri, ci sono problemi a tutti i livelli e quindi è ai noi, i mass media, gli organi di informazione danno solo le cattive notizie, i talk show, se non sono scandali non ne parlano. Quindi un ringraziamento infinito a voi che presentate il bene. La seconda ragione è che un incoraggiamento che trasmetterò già domani sera a una grande assemblea. Papa Francesco mi ha fatto l'onore quando è venuto a Torino di ricevermi per incoraggiare questo lavoro. Perché semplicissimo non è, dati i tempi, per dirle in altri termini, stasera è una pacchia, ma all'inizio stare fra un imam sunnita e un'uscita, un rabbino un po' tosto, valdesi e mormoni, induisti e buddisti, non è come stare in mezzo a loro, non è proprio la stessa semplicità, e per cui abbiamo lavorato. Cosa facciamo in concreto? Uno, vere opere sociali, ricostruiamo dei villaggi nella piana di Ninive, villaggi misti, cristiani e islamici, lavoriamo a livello teologico, stiamo lavorando sulle encicliche di Papa Francesco, ma ci lavorano anche gli islamici, i buddisti e gli ebrei. Terzo lavoro, un lavoro di, il termine un po' improprio, di deradicalizzazione. Di un ringraziamento infinito alla magistratura, perché ci aiutano dei grandi magistrati a fare questo lavoro di educazione, perché non è solo buonismo semplice, ma noi offriamo accoglienza e solidarietà in cambio di legalità e adesione ai valori, quindi essere incoraggiati. Racconto e chiudo un aneddoto, non avrei dovuto, ma in mezzo a loro mi viene... Non è per dire come non è facile, un'assemblea come questa, molto, molti in più c'erano, della gioventù islamica, metà femminucce e metà maschietti. Spieghiamo la Costituzione italiana, importantissima, meravigliosa. Quali sono quelle che fanno le domande più intelligenti? Le donne, vedo che siete preparatissime. Io, pur essendo diplomatico, attento agli equilibri, sono pur sempre calabrese, insomma, qualche complimento alle signore, dico, siete proprio in gamba. Anche il capo di questa organizzazione islamica, altre sono più aperte, mi fa, presidente, ma se lei fa tutti questi complimenti alle donne, pensano di essere quasi uguali a noi. Poi mi fermo, cioè lei che è una persona di grande cultura, non penserà mica che le donne valgono come gli uomini. Io mi fermo, io dico, ma... Per la mia esperienza, ovviamente no, mi fermo un attimo, dalla mia esperienza so che sono molto superiori. Le donne, anche quelle col velo, si sono lanciate, non è stato un atto di diplomazia extra, poi recuperato, 10 Ramadan, per cui grazie infinite, quando porterò questo premio aiuterete questo lavoro in maniera grandiosa. Mi inchino di cuore a tutti voi. Grazie, grazie, grazie. Una battuta. Sergio, una foto tra me e l'avvocato. No, veramente lo dobbiamo ringraziare perché io mi sono occupata per tanti anni di questi problemi. La ringrazio molto, sì, e complimenti veramente.
un ringraziamento anche perché appunto è un esempio fulgido della collaborazione della magistratura con il sociale e con le queste attività. Grazie. Avvocato Sotira, abbiamo un conferimento un po' speciale, vorrei che fosse, sì, perché sì, qua non c'è la motivazione, quindi vorrei che fosse lei a suggerirmela. Non c'è la motivazione. La seguente, ah, questa volta è successiva, va bene. Allora chiudiamo. Di pazientare 2 minuti. Io vorrei subito approfittare di questo premiato di stasera di Emilio Albertario e chiedergli di venire qui con me. Bene, dov'è Emilio? Sta venendo Emilio. Sì. Poi vorrei anche approfittare di una persona che non rivedevo da tanto tempo e che poi stasera avremo il piacere di cui conferire il riconoscimento di socio onorario, che è Luigia Spinelli, ma anche lei è un grande magistrato che viene da Tivoli, ma soprattutto impegnata attivamente nella lotta contro la criminalità organizzata. E questo premio è dedicato, è una silenzio un secondo, guardate 2 minuti, salite con me così accogliamo insieme i premiati. Intanto un applauso a Luigia Spinelli, Emilio Albertario, possiamo di nuovo fare l'applauso perché mi stanno, ma direi proprio di sì. Allora, questo premio, questa è la prima edizione di questa sezione speciale del premio Vis Juridica ed è un premio che vogliamo dedicare ad una delle nostre socie che quest'anno sono mancate ed è Luisa De Giuli. Luisa De Giuli, grande astrologa, umanista, filosofa, ovviamente ha dato molto a questo nostro gruppo, soprattutto a me, grande amica, e lei l'anno scorso aveva addirittura ci aveva donato anche la carta astrale di Ius Gustando, quindi non vi anticipo le cose che aveva previsto per Ius Gustando, ma aveva comunque previsto che all'interno del gruppo sarebbero entrate tantissime persone con tantissime idee innovative. Lei era una tesignana, aveva brevettato un metodo di previsione al minuto secondo che la rese famosa, previde il gol di Baggio ai mondiali del 92, mi pare? Dico esattamente, poi diventò appunto l'astrologo 94, l'astrologa che sentivamo sempre sul canale 5, l'astrologa di Berlusconi, insomma. Quindi lei era per l'innovazione, per tutto ciò che era non prevedibile ma che era strettamente legato al sogno, quindi agli astri nascenti. Questo premio si chiama Vis Stelle Nascenti e viene oggi assegnato ad un'iniziativa innovativa, ad un modo nuovo di fare giornalismo, che è quello che hanno creato Maria Serena Patriarca e Flaminia Naro. Eccole qua le nostre. Evviva! Eccole qua! Complimenti! Ma che bello! Ma che bello! Lo seguite attraverso il link dell'avvocato Sotira. Intanto vorrei ricordare che sono, diciamo, legate insieme da un forte cordone ombelicale che è il Caffè delle 10, un nome di una striscia quotidiana che sta diventando un vero e proprio fenomeno virale su YouTube, con ospiti del mondo del cinema, della moda, della cultura, dei viaggi, del giornalismo, appunto, dello spettacolo, dell'arte, del benessere e dell'enogastronomia. È fantastico. In poche settimane dalla sua ideazione il Caffè delle 10 ha realizzato puntate con ben 4.000 visualizzazioni a puntata in una sola giornata, con 8.000 followers abituali. Siamo a 28.000. Grande aggiornamento! Quanto è importante! Bravissima la velocità con cui correte. E diciamo che questi followers abituali non sono soltanto in Italia, ma ovviamente anche in tutta Europa. E quindi vogliamo applaudirle ancora forte, enormemente, un'altra volta per questa attenzione, questa fatica, questo coraggio. Brave, onore al merito. Possiamo fare una bella riflessione. Vi ho viste. No, proprio una novità, abbiamo voluto sdoganare l'idea che YouTube fosse patrimonio dei ragazzini soltanto. Abbiamo creato un giornalismo nuovo online, un salotto online che va dalle tematiche più serie a quelle più
così divertenti. Qual è la sfida? La sfida è stata innanzitutto rimetterci in gioco, perché arriviamo da un'esperienza pluriennale di giornalismo su carta stampata e radiofonico, quindi diciamo abbracciare il mondo dei new media, un target di pubblico giovane, parlando non soltanto a pubblico italiano ma diciamo cosmopolita, certo. Perché abbiamo tantissimi followers negli Stati Uniti, in Brasile, in tutta Europa, ma persino, e questo ce lo dimostrano le analisi YouTube, India, Vietnam, Arabia Saudita, quindi è diciamo in espansione quotidiana, e portiamo avanti questo progetto da sole, quindi questa è la grande sfida, non ci ha aiutato nessuno, e ringraziamo Antonella Sotira per aver colto l'impegno che abbiamo messo in questa iniziativa, grazie. Sono sempre le cose migliori quelle dove non ti aiuta nessuno. Brave, onore a merito. Complimenti, complimenti, è bellissimo premiare delle donne, quindi c'è un gusto in più, diciamolo, e nello stesso tempo è veramente meraviglioso che si possa intensificare quanto più possibile la comunicazione, ogni forma di comunicazione, questa su YouTube assolutamente moderna ed efficace, complimenti. Allora Emilio, sei in netta minoranza su questo palco adesso, attento a quello che dirai. Via Giovanni sembra la pessima idea di firmare la mia successione alla RAI. E io andai in radio, ci sono rimasto 15 anni. Quando poi ho finito questa parabola e sono andato in televisione, mi sono accorto quanto sia vera quella canzone di quella famosa: il video distrugge le stelle della radio. Tenetevi ben stretta la radio, che il futuro è non tanto YouTube, la radio. La radio è il grande mezzo di comunicazione del futuro. Viva! Lei ci sta ascoltando, diamo speranza anche al web. Avvocato, io l'ho vista da quelle parti. Sì. Io ho accettato con gran piacere di essere una delle ospiti. Tra l'altro, volevo quel giorno stesso assistito al lancio della sfida Fiore contro Fiore. Ops. Quindi c'era Catena Fiorello che sfidava il fratello. Ops. Perché all'edicola giornalistica si sfida con l'edicola libri. Quindi sono stata ospite con il mio libro sulla Calabria a tavola in 100 parole, sui tarocchi abbiamo anche parlato, non soltanto. Poi speriamo di fare un canale dedicato anche ai giuristi. Certo, tra l'altro non dimentichiamo che è presente qui il maestro Andrea Morricone, che è stato. Ah, bravo, invitiamolo. Grande, sì, compositore, pianista, direttore d'orchestra, grazie per essere qui con noi, complimenti. Per il quale l'avvocato Sotira credo abbia una sorpresa. Sì, abbiamo una sorpresa per questo grande compositore italiano, molti di voi sicuramente vi sarete innamorati di questo tema bellissimo. Di uno dei film più belli del cinema italiano, possiamo dire, perché Verdone è andato via, visto che non è più sul film. Adesso ce lo racconterà il maestro Andrea Morricone, ma io per questa piccola sorpresa voglio anche voglio il supporto di un artista che non è solo un artista ma anche un magistrato, Salvatore Cosentino, anche lui compone, scrive, canta, suona. Vai, grazie, un bel applauso a Salvatore Cosentino, grazie. Vieni qua vicino a noi, perché voglio il supporto di Salvatore, perché noi non ci occupiamo soltanto di, siamo diventati famosi per questa gara culinaria, no? Con Salvatore abbiamo varato un progetto itinerante che si chiama IUSART, un festival delle arti giuridiche, in cui si esibiscono persone, avvocati, magistrati che hanno anche talento artistico, oppure artisti che trattano tematiche legate ai temi della giustizia, della legalità, ma, oppure semplicemente artisti, perché anche la cultura del bello ci aiuta a stare meglio. Per cui vorrei che Salvatore consegnasse questa pergamena di socio onorario ad Andrea Morricone. Quindi Andrea, sentiamo da lui quali musiche. Fate pure un passo in avanti, prego, accomodatevi anche per il fotografo. È un piacere ricevere questo bellissimo riconoscimento. Io colgo l'occasione, visto che si parla di legge, sono i nostri giuristi, per dire una cosa molto semplice.
portare l'attenzione sul fatto che la musica è fatta di regolamenti, è fatta di leggi. Certamente senza una approfondita conoscenza di queste leggi non si può, secondo me, a mio giudizio, fare un'opera attendibile, che duri cioè nel tempo, che superi le mode. Sta di fatto però che bisogna anche sottolineare che a fianco alle leggi ci deve essere il cuore, l'ispirazione. Ecco, è attraverso la combinazione di questi due elementi che può generarsi quella che è definita una buona opera d'arte. Ecco, visto che siamo in un consesso di giuristi. Pensiamo che domani è quella che ho pittato oggi, spero anche la note, speriamo di sì, questo pomeriggio ho scritto delle note, spero che siano buone, domani probabilmente me ne renderò meglio conto. Comunque no, ringrazio tutti, davvero un grande piacere, grazie. Abbiamo tutti fame, quindi sono molto rapido. Mi diceva Antonella, spiega perché fai teatro, ma l'intuizione mi è venuta da una frase di Pirandello, che diceva: il palcoscenico è il luogo dove si gioca a fare sul serio. Io ho verificato che l'aula d'udienza, la civile, soprattutto la penale, sono il luogo dove seriamente si giocano le scene di quella tragicommedia interpretata da noi tutti che chiamiamo vita, quindi un nesso sicuramente c'è. Del resto Sciascia sostiene, anzi era Bufalino, poi recitato da Sciascia, che è un siciliano qui illustre, diceva: la mafia non sarà sconfitta da un esercito della Digos, ma piuttosto da un esercito di maestri elementari. Quindi in qualche modo fare teatro può essere un modo per fare legalità, perché a parte la repressione, io sono pubblico ministero, va bene anche la, soprattutto prima viene la prevenzione, quindi l'educazione al gusto, all'arte, al bello e magari al teatro. Grazie.